Bene, buongiorno a tutti e benvenuti anche in questo video. Molte volte mi parlate dei prezzi delle automobili e di quanto siano saliti e del fatto che questo non vi permetta di comprare più molte automobili nuove. Questa è una tendenza che c'è un po' in tutto il mondo. In Spagna siamo passati dal 4% di auto con più di 15 anni di età al 60%, quindi è un cambiamento molto forte. Per capire questa cosa io ho preparato un video che ora andremo a vedere e che si basa sul mercato americano, perché il mercato americano è il mercato di riferimento per le tendenze, e quindi analizziamolo e alla fine del video comprenderete qual è il problema che ha alzato, qual è la ragione per la quale si sono alzati i prezzi delle auto fino a questo punto. Beh, andiamo a iniziare. A settembre 2024 è uscita la notizia che il gruppo Volkswagen, la seconda causa automobilistica al mondo con un quarto del mercato europeo, potrebbe fare qualcosa che in precedenza non aveva mai pensato di fare: chiudere due fabbriche in Germania. Le cose stanno cambiando rapidamente. Se la Volkswagen non avrà successo in questa svolta, l'esistenza dell'intera azienda sarà in pericolo. La Volkswagen ha le sue sfide, ma molte case automobilistiche hanno lo stesso problema, producendo più auto di quante ne potranno vendere. Io lavoro in questo settore da oltre 45 anni e non ricordo un periodo come questo, con così tante possibilità in sospeso, che potrebbero davvero cambiare la traiettoria del settore. Perdite di miliardi di dollari, tagli di posti di lavoro e una transizione più lunga e difficile verso i veicoli elettrici. Veicoli elettrici che ancora non sono quelli che aveva sognato Elon Musk, ma di questo parleremo in un prossimo video. Le case automobilistiche sono vicine a produrre quante più auto possibili nelle loro fabbriche. Idealmente dovrebbero essere attorno all'80% o lì vicino. Questo è più o meno il punto in cui la fabbrica è redditizia. La maggior parte delle fabbriche era alla soglia dell'80% o vicino ad essa nel 2018 e nel 2019, con alcune aziende come Toyota e Honda che hanno fatto anche di meglio. Ma da allora le cose sono cambiate molto. General Motors, Tesla, Stellantis, l'alleanza Renault, Nissan, Mitsubishi sono tra quelle che hanno più difficoltà. Il numero globale è difficile da calcolare. Il problema della sovrapproduzione in Cina gioca un ruolo importante. Un'analisi prevede che solo 19 su circa 140 esistenti in Cina, parlo di marchi di veicoli elettrici, saranno redditizi entro il 2030. Il paese sta cercando di lanciare dei veicoli elettrici che i clienti cinesi non vogliano e allora li esportano all'estero. Entro la fine del decennio si prevede che le esportazioni cinesi diventeranno un terzo del totale globale, e questo sta gonfiando il sistema in questo momento. Stiamo assistendo a un'enorme produzione potenziale di questi impianti che non verranno mai realizzati e a un certo punto dovranno essere chiusi o rimossi dal calcolo. Le fabbriche nordamericane stanno in media producendo il 70% delle auto per cui sono attrezzate, il che le colloca al di sopra della media globale. Ma anche lì vedono questi cali piuttosto seri dal 2019 in poi. Stellantis prevede di riaprire il suo impianto di Belvedere, ma con una capacità inferiore ai suoi impianti di Toluca, Warren Truck e Jefferson Nord. Sono tutti sottoproduttivi. Si prevede che l'impianto di Louisville della Ford, che è in fase di ristrutturazione per i veicoli elettrici, produrrà molte meno auto di quanto non faccia attualmente. E il grande impianto di Oakville della Ford potrebbe produrre 100.000 camion in futuro. Nel 2016 quella fabbrica ne ha prodotti 271.000. Prima
prima della pandemia del Covid-19, le vendite di veicoli negli Stati Uniti erano comprese tra 17 e 17 milioni e mezzo di unità. Nel 2024 si prevede che saranno molto meno di 16 milioni. Le chiusure delle fabbriche, i pezzi di ricambio dei materiali, le carenze, eccetera, causa della pandemia, hanno penalizzato la produzione. La pandemia è per lo più finita, ma la domanda non si è ancora ripresa completamente. Sembra che stiano esaurendo. Durante gli anni del Covid, l'industria ha iniziato a sviluppare la produzione dei veicoli elettrici per soddisfare quello che si pensava sarebbe stato un massiccio spostamento verso i veicoli elettrici. A settembre 2024 in Nord America ci sono circa 261,5 miliardi di dollari impegnati in investimenti in fabbriche di veicoli elettrici. Ecco come si suddividono: circa il 70% di questa cifra viene investito in fabbriche già in costruzione o operative. Il mercato dei veicoli elettrici avrebbe dovuto sbocciare nel 2020, ma non era ancora arrivato al livello giusto. Che ci sia o meno un rallentamento nella vendita dei veicoli elettrici suscita un acceso dibattito, con un record di 1,2 milioni di veicoli elettrici venduti negli Stati Uniti nel 2023. E da allora le vendite dei veicoli elettrici hanno continuato a crescere. Tuttavia non sono cresciute a ritmi più lenti e non sono sulla buona strada per raggiungere alcuni degli obiettivi prefissati. Nel 2022 General Motors ha affermato di voler costruire 400.000 veicoli elettrici entro la metà del 2024, ma in seguito ha tagliato quel numero molte volte. A gennaio 2024 l'azienda ha affermato di voler riportare in auge gli ibridi plug-in, un chiaro cambiamento rispetto al suo precedente impegno per un portafoglio completamente elettrico. General Motors non è l'unica. Ad agosto la rivale Detroit Ford Motor Company ha ridotto la sua spesa in conto capitale annuo per veicoli elettrici del 30% del totale. Ha anche eliminato un SUV elettrico a tre file pianificato e una nuova versione del suo F-150 Lightning. Ford prevede di perdere dai 5 ai 5 miliardi e mezzo di dollari nel suo business dei veicoli elettrici del 2024. Analizzando i dati si vede esattamente dove sta il problema. Le aziende che probabilmente hanno i numeri di utilizzo delle fabbriche più invidiabili in Nord America sono Honda e Toyota. Questi due marchi in particolare sono stati storicamente molto bravi a gestire la capacità dei livelli di inventario in modo efficiente. Tendono a non costruire troppo, il che significa costruire più della domanda. Tendono anche a gestire stabilimenti efficienti. Toyota e Honda hanno anche qualcos'altro in comune. Sono il primo e il secondo produttore e venditore di veicoli ibridi, che sono diventati alternative ecologiche estremamente popolari ai veicoli completamente elettrici. Nel frattempo Toyota ha una scarsa gamma di veicoli elettrici, un modello di Lexus e uno con il marchio Toyota. Le vendite di veicoli elettrici completi sono una goccia nel mare rispetto alle centinaia di migliaia di ibridi e plug-in venduti da Toyota. 5 anni fa avremmo detto che Toyota era molto indietro rispetto alla curva. Tutti gli altri stanno spingendo forte verso veicoli elettrici e Toyota se ne stava seduta a aspettare, ed è quello che fanno di solito i giapponesi. Sono molto conservatori in termini di pianificazione a lungo raggio. Hanno programmi per veicoli da lanciare e hanno un appoggio all'ibrido molto più forte. Al contrario, GM sta utilizzando solo circa il 67% della sua capacità di fabbrica. Ricordate, la soglia che le case automobilistiche vogliono raggiungere è l'80% della loro capacità produttiva. Ma se si scompongano ulteriormente i numeri, le cose sembrano molto diverse. Gli impianti a combustione interna di General Motors sono all'82% della loro capacità. Sono quasi i livelli di Toyota e Honda, ma i suoi impianti per veicoli elettrici sono al 24% della loro capacità di produzione. Stiamo ancora vendendo un sacco di Ford F-150, stiamo ancora vendendo un sacco di Chevy Silverado, stiamo rimpiangendo molto bene i loro impianti. Quindi l'utilizzo della capacità
capacità per uno stabilimento a Kansas City, a Flint, Michigan, sta funzionando a livelli ottimali, con stabilimenti di veicoli elettrici a poche miglia di distanza che funzionano a una frazione minima di ciò che possono costruire. Finché le fabbriche di veicoli elettrici non supereranno quelle che producono auto a benzina, questo diverso persisterà e una buona parte dello spazio di fabbrica della GM rimarrà inutilizzato. E non sono i soli. Quando Tesla è arrivata sul mercato e ha iniziato ad andare molto bene, tutti si aspettavano che il mercato fosse pronto per questi moderni veicoli elettrici. Bene, Tesla è stata la prima ad adottarli. Tesla ha ottenuto che gli acquirenti, che erano esperti in tecnologia e che volevano spendere soldi extra per avere questi primi modelli, ma quel mercato si è esaurito. Ora, una volta che sono tutti pronti a costruire veicoli elettrici, il resto del mercato non è ancora pronto. E questa è davvero la radice di ciò che chiamiamo capitale bloccato. Il capitale bloccato si riferisce a tutto il denaro che è bloccato in investimenti che non stanno producendo guadagni. Non danneggia solo le case automobilistiche, ma l'intera catena di fornitura. Lo studio S&P Global Mobility stima che circa il 65% del valore totale di un veicolo è proveniente dai fornitori. Ogni volta che una casa automobilistica decide di avviare un nuovo programma per un veicolo, centinaia di fornitori devono essere mobilitati per creare tutte le parti che vanno in quel veicolo. Questo sarà un argomento molto molto importante in futuro, perché i produttori di veicoli hanno trascorso molto tempo a lavorare con i fornitori per sviluppare questi veicoli e portarli sul mercato e tutta l'infrastruttura di capitale richiesto per farlo. E se poi alla fine i volumi non si sviluppano, ci sono molte persone che hanno prestato denaro e hanno azionisti a cui devono rispondere. C'è un rischio finanziario qui che molti fornitori stanno correndo per essere preparati per la piena produzione di quel veicolo, ma devono guadagnare sulla produzione effettiva di quel veicolo. Questo rischio è enorme, soprattutto quando si tratta di un mercato sconosciuto. E potresti venderne 200.000, potresti venderne 50.000. È un grande divario da colmare con il rischio. Per anni molte case automobilistiche speravano di passare direttamente dalle auto a benzina ai veicoli elettrici. Ma la sensazione non sta avvenendo così velocemente come pensavano. Oggi stanno destreggiandosi tra quattro diversi gruppi propulsori. E questo è estremamente costoso. È ingombrante. Per sopravvivere alcuni cercano di risparmiare altrove. Questo inizia con le piattaforme, i telai, attorno alle quali sono costruiti auto e camion. Ospitano la batteria o il motore, il serbatoio della benzina, i motori e tutto il resto che costituisce le viscere di un'auto. Storicamente le case automobilistiche progettavano il minor numero possibile di telai e le usavano un po' per tutti i modelli. Questo distribuisce costi di sviluppo. In generale un telaio deve essere utilizzato in circa 500.000 veicoli prima che diventi redditizio. Questo è tipico ed è molto più facile da fare quando tutte le auto funzionavano col motore a benzina. Molti dei primi veicoli elettrici, come le Chevrolet Bolt, utilizzavano piattaforme prese in prestito dalle auto a benzina, ma da allora quasi tutte le case automobilistiche si sono mosse verso l'uso di piattaforme specificatamente pensate per le esigenze dei veicoli elettrici e di loro vantaggi. I veicoli elettrici sono più semplici delle auto a benzina e più facili da montare. Ibridi e ibridi plug-in sono i più complessi. Hanno entrambi gruppi di propulsore nella stessa auto. L'ultima cosa che una casa automobilistica vuole fare è avere una piattaforma separata per i suoi veicoli elettrici, un'altra per gli ibridi, una per la benzina, eccetera. Questo è uno dei motivi principali per cui i costi globali delle aziende, come General Motors e Volkswagen, hanno puntato tutto sui veicoli elettrici, più semplice e più economico. E anticipare il passaggio all'elettrico avrebbe permesso loro di non investire e sviluppare l'ibrido, semplicemente saltando il periodo di vita dell'ibrido stesso, per distribuire i costi e ottenere economie di scala. Ora, le case
case automobilistiche stanno costruendo piattaforme che possono essere adattate a tutti questi diversi gruppi propulsori, quindi stanno dando loro un po' più di margine di manovra per i miliardi di dollari che hanno investito nei veicoli. Il fatto è che ora si possono costruire questi stessi veicoli con una piattaforma evolutiva che è più dinamica e consente loro di effettuare una transazione migliore nei prossimi 15 anni. Ma ciò significa che gli stabilimenti progettati per costruire veicoli elettrici dovranno ora trovare il modo di aggiungere motori, aggiungere un serbatoio a benzina, aggiungere controlli delle emissioni e tutti i pezzi che non erano calcolati in un veicolo elettrico all'inizio. Si prevede che il numero di stabilimenti che producano 3T si raddoppieranno entro il 2029. Si dovranno costruire stabilimenti che siano in definitiva molto flessibili, ma ogni volta che lo fai può diventare sempre più costoso ed è questo uno dei motivi per cui molti produttori hanno deciso all'inizio: se devo passare dall'elettrico a batteria, trasferisco molte delle mie operazioni lì perché ho bisogno di raggiungere rapidamente la scala e ridurre i costi per essere competitivi. E questa strategia della flessibilità è positiva per il cliente, ma non è l'ideale per ridurre i costi complessivi per i vari tipi di veicoli. Quindi le case automobilistiche si sono trovate di fronte a una scelta difficile: o costruire stabilimenti specializzati che rischiano di restare inattivi, o perdere i soldi e provare a costruire stabilimenti altamente flessibili, il che potrebbe costare loro molto caro. Ci sono molti compromessi che non erano stati previsti in questa transizione dei veicoli elettrici. Ci aspettavamo solo di passare dall'uno all'altro e ora che c'è questo spazio intermedio dell'ibrido, devono capire come possono convivere entrambi. Probabilmente non è lo stabilimento più efficiente, forse sarà per questo periodo di transizione, ma a lungo termine, se riusciremo a superare questa trasmissione, l'impianto EV puro sarà alla fine l'impianto che vorrete avere. Ma al momento l'industria non sa quando ciò accadrà e sicuramente è in ritardo rispetto a ciò che avevano programmato qualche anno fa. Quindi anticipare la transazione all'elettrico, non essendo pronti e non offrendo un prodotto convincente, essere costretti a produrre vari tipi di tecnologie e quindi una gamma molto più ampia di componenti, risulta essere non solo negativo per le vendite e per il mercato, che ormai non ha più la più pallida idea di quale sarà il futuro vero, ma catastrofico per i costi e quindi per i prezzi delle autovetture, di tutte le autovetture, perché le perdite si spalmano sull'intera produzione, non solo sulle auto elettriche. Ci sono molti compromessi che non erano stati previsti in questa transizione agli elettrici. Il problema è proprio questo: hanno voluto minare il periodo dell'ibrido e passare direttamente all'elettrico, pur non essendo pronti, perché ora in un prossimo video vi spiegherò qual era il progetto dell'elettrico di Elon Musk e perché era convincente. E per questo ora si trovano a dei costi troppo alti rispetto alla previsione e alla funzionalità normale, e questi costi vengono spalmati sul prezzo di tutti i prodotti, quindi non aumentano solo i veicoli elettrici, aumentano tutti i loro veicoli. Detto questo, io vi saluto, al prossimo video, arrivederci.